sabato 19 giugno. In tasca, la Milano che ti serve. Giornate troppo frenetiche? In tasca, il podcast di Milano News vi racconta in pochi minuti le notizie più importanti della settimana milanese. Mettetevi comodi, ci pensiamo noi. Questa settimana alcune zone a nord di Milano si sono trovate per ore senza energia elettrica, generando problemi e disagi. La causa, aveva spiegato una Reti, è dovuta al grande consumo di energia, in gran parte aumentato dall'utilizzo di condizionatori per sopperire al forte caldo, che ha visto superare i 30 gradi. Si calcola infatti un aumento del 25% rispetto alle scorse settimane. Una Reti aveva già spiegato che per risolvere questa situazione non bastano piccoli interventi temporanei, ma ingenti investimenti che richiedono tempi lunghi per poter essere portati a termine. A questo proposito si è espresso il sindaco di Milano Giuseppe Sala, rispondendo che c'è bisogno di un piano di investimento serio per far sì che non accada più. Ma non solo, le lunghe passeggiate soleggiate e il forte caldo hanno portato ad un'altra triste conseguenza, che ha allertato l'ARPA, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale per l'incremento delle concentrazioni di ozono nell'aria a Milano. Pertanto l'ARPA ricorda che specialmente nei soggetti più a rischio, come bambini, anziani o persone con problemi respiratori, è consigliabile evitare il più possibile le attività all'aria aperta nelle ore di maggiore insolazione, generalmente dalle 12 alle 16. Utile anche una dieta ricca di sostanze antiossidanti a base di frutta o verdura di stagione. Oggi, presso l'ospedale San Raffaele di Milano, fa tappa la campagna nazionale Te lo dice la pelle, per sensibilizzare sul carcinoma squamo cellulare tramite screening gratuiti. L'obiettivo è quello di contribuire a diffondere informazioni su una malattia ancora poco conosciuta, che rappresenta il 20% dei tumori cutanei non melanoma e viene diagnosticato ogni anno a circa 19.000 pazienti. La diagnosi precoce è il punto di partenza per la cura di questo carcinoma, per il quale oggi disponiamo di terapie mediche e chirurgiche efficaci. Fondamentale risulta la sensibilizzazione soprattutto nei soggetti tra i 50 e i 60 anni, maggiormente a rischio. E insomma, una bellissima iniziativa del nostro personale sanitario per prevenire malattie curabili per tempo. Le luci di Palazzo Pirelli, sede di Regione Lombardia, si sono spesso accese per solidarietà e vicinanza ai cittadini in diverse occasioni. Questa volta però il Consiglio regionale ha bocciato una mozione presentata dal Movimento 5 Stelle, sottoscritta anche dalla consigliera Paola Bocci del PD e dal consigliere Nicolò Carretta di Azione. La mozione chiedeva di illuminare il Pirellone in occasione del prossimo Milano Pride 2021, che si terrà dal 18 al 26 giugno. Il gesto simbolico non è stato approvato, generando un diverbio in aula. Speriamo che il Consiglio regionale possa cambiare idea sulla scelta presa, mostrando la sua solidarietà ad un tema urgente ora più che mai. Io sono Emanuela Persico e per questa settimana da Milano News è tutto. In redazione con me Maria Pia Fumarola, coadiuvata alla parte tecnica da Piera Sanchez. Direttore responsabile Fabio Ranfi. Ringraziamo per il logo Alessandro Scala. A settimana prossima, teneteci in tasca e noi vi terremo aggiornati.